Nessuna sorpresa, tutto come previsto. La Vissezze conquista la qualificazione ai sedicesimi di Coppa Italia, battendo 3-1 la Lupa Frascati sul campo del Morena. Tramonta così una sfida mai in salita per la Viss, che amplifica il successo ottenuto all'andata, grazie a una nuova prova convincente. Mister Catanzani può contare su una rosa ampia e adeguata per competere in entrambe le competizioni, mentre il gruppo acquisisce sempre più fiducia. Le vittorie aiutano a vincere, e le direttive di Mister Catanzani sembrano essere quasi del tutto assimilate dai volenterosi calciatori rossoblù. Sabato 20 ottobre, presso la chiesa Sant'Oliva di Cori, Emilio Clementi e Corrado Nuccini presentano il loro spettacolo Quattro Quartetti all'interno di Inchiostro, rassegna di musica e scrittura. Lo spettacolo rielabora i Quattro Quartetti, poema di T.S. Eliot e classico letterario del Novecento, diventando il primo disco ufficiale firmato in coppia dal duo. Durante Inchiostro, sono saliti sull'altare della chiesa di Sant'Oliva a Cori Cristiano Godano, Paolo Benvegnau, Emanuele Colandrea e Rival Karma, che hanno registrato sempre il tutto esaurito. Lo scorso 16 ottobre, i carabinieri di Gaeta hanno deferito in stato di libertà per il reato di falsità materiale commessa da privati un 28enne di origini rumene residente in città, il quale, in occasione del controllo del proprio veicolo, esibiva una documentazione di circolazione palesemente falsa oltre alla mancanza di copertura assicurativa. Al prevenuto è stata ritirata la patente di guida, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro. Il 16 ottobre a Latina, nell'ambito del progetto Scuole Sicure, teso alla prevenzione e repressione dei reati concernenti l'uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti anche all'interno degli istituti scolastici, i carabinieri della locale compagnia, unitamente a quelli del nucleo cinofili di Santa Maria Galleria, a seguito di attività di ricerca effettuata in diverse classi e bagni dell'Istituto Professionale della Regione Lazio, hanno rinvenuto 27,7 grammi di sostanza stupefacente tipo hashish suddivisa in dosi e 2 grammi di marijuana, il tutto sottoposto a sequestro. È ormai alle porte il momento tanto atteso da artisti, studiosi e pubblico di appassionati, del premio Comelvan a miglior in arte contemporanea. La cerimonia di premiazione dei vincitori della 7ª edizione. Sabato 20 ottobre alle 18 presso lo spazio Comel Arte Contemporanea si scoprirà quale artista ha vinto il premio della giuria, e quale il premio del pubblico. Si conclude con una festa all'insegna dell'arte e della condivisione il percorso iniziato lo scorso marzo con l'apertura del bando, che ha visto trionfare 13 artisti provenienti da ben 7 paesi del continente europeo e oltre. Personalità differenti per formazione, esperienze ed età che si sono messe in gioco interpretando, attraverso l'uso creativo dell'alluminio, il tema di quest'anno. L'armonia. In esposizione dal 6 al 27 ottobre, nella mostra Armonie in alluminio. Sabato 20 ottobre le strade del centro storico di Norma si tingeranno di rosa, in occasione della camminata rosa della solidarietà. L'evento, inserito nell'ambito dell'Ottobre Rosa, è finalizzato a promuovere la prevenzione del tumore al seno, esprimendo solidarietà nei confronti delle donne che affrontano o hanno dovuto affrontare la malattia. La camminata partirà da Piazza Roma alle ore 15.
Tutti potranno partecipare iscrivendosi alla manifestazione al costo simbolico di 1 euro e ricevendo dalla Consulta delle Donne il nastro rosa, simbolo della prevenzione. Come sottolinea la presidente della Consulta delle Donne di Norma, Luciana Lidano, l'obiettivo della manifestazione è quello di sensibilizzare le donne alla prevenzione, al corretto stile di vita e raccogliere i fondi che verranno interamente devoluti all'ANDOS. I bambini della scuola primaria e le terze della secondaria di primo grado di Doganella di Ninfa, dell'istituto comprensivo Donna Lelia Caetani, sono diventati per un giorno operatori ecologici. Nell'ambito dell'iniziativa Puliamo il Mondo, gli alunni si sono dedicati alla pulizia del parco pubblico di Doganella, e della pineta a ridosso del plesso scolastico, raccogliendo diversi sacchi di immondizia. Con gli studenti, anche alcuni genitori e volontari che hanno dato supporto ai ragazzi. Congratulazioni ai ragazzi, e agli insegnanti per questa iniziativa, spiega il consigliere delegato alla pubblica istruzione Antonio Di Lenola, che ci consente di avere un territorio più pulito, ma soprattutto studenti che prendono coscienza dell'importanza di mantenere il nostro ambiente più pulito. Chi è l'ideatore dell'atto di indirizzo per assegnare ad una società esterna il servizio di riscossione dei tributi incagliati? Chi lo ha proposto alla giunta che poi ha votato favorevolmente la delibera 128? Chi è stato l'estensore della stessa delibera licenziata lo scorso 10 agosto? Non arriva nessuna risposta a queste tre domande che la minoranza consiliare pone alla maggioranza nel corso del Consiglio Comunale straordinario che si è tenuto mercoledì pomeriggio a Sezze, e che, in alcuni momenti, ha messo in imbarazzo la stessa maggioranza che deve accusare, anche l'assenza di una posizione organizzativa, Piero Formicuccia, che nella nota inviata al sindaco, e al presidente del consiglio comunale spiega, come il suo sia stato un mero atto pratico, quello di aver espresso parere positivo solo sull'atto in sé, senza alcuna valenza politica. A cercare di gettare acqua sul fuoco delle polemiche lo stesso sindaco di Raimo, che ha spiegato l'iter di un procedimento che, come detto, era solo di indirizzo, poi interrotto da una riunione nella commissione bilancio, e da una successiva interrogazione, dalla quale era emersa la disponibilità della servizi pubblici locali di poter espletare il servizio di riscossione senza dover ricorrere ad una società esterna. Non è servita nemmeno la mobilitazione popolare, con una manifestazione pacifica ma rumorosa per far riprendere i lavori nel cantiere per la riqualificazione di Piazzale San Lorenzo, e delle zone limitrofe, aperto ormai da oltre 10 mesi, e, soprattutto, fermo da ben 145 giorni, stando a quanto hanno comunicato gli stessi residenti che ormai sono esasperati. Considerato che il cantiere parte da Porta Sant'Andrea, zona nevralgica della città, uno tra i più grandi accessi, che da quasi un anno è transennata. Una situazione al limite della decenza. Ora, però, il tempo delle richieste sembra essere finito. Con i residenti, e le attività commerciali soprattutto che hanno comunicato l'ipotesi di chiedere un risarcimento per i danni arrecati da questo lunghissimo stop ai lavori, sui quali nessuna nota ufficiale è pervenuta in questi mesi.